Rieccoci, bentrovati amici. Oggi torniamo con un gameplay, una roba molto chill, una roba molto rilassata. So che il canale non sta pubblicando da un po', anche se forse qualcuno non se n'è accorto. Purtroppo il tempo è quello che è, non riesco a stare dietro a proprio tutte le cose. Ma siamo qui quest'oggi con un gioco di Tiny Build Slime 3K, una roba simpatica. Avete presente tutta quella wave di giochi in stile Vampire Survivors? Perfetto, questo è quello, ma siamo uno slime, come vedete, armato all'inizio di sto fucilino così, e esattamente come Vampire Survivors, sostanzialmente spariamo automaticamente, non è che abbiamo bisogno di fare cosa, con l'unica differenza che qui possiamo anche mirare. Ogni volta che livelliamo appaiono questi vendor e noi possiamo scegliere il prossimo potenziamento. Ci sono le descrizioni, quindi diciamo che sono abbastanza didascaliche, possiamo decidere appunto di prendere il salvadanaio oppure il lanciaocchi, oppure ancora aggiornare lo store per refreshare le carte o migliorare lo store per sbloccare uno slot ed avere la possibilità di avere un'ulteriore carta la prossima volta che appunto prendiamo lo store o livelliamo. Siccome ne abbiamo già uno visto, possiamo prendere il lanciaocchi e prendere il salvadanaio. Quando prendiamo. Ah, eccolo là, spara gli occhi. Quando prendiamo un potenziamento, molti potenziamenti non sono robe che possiamo pilotare, come appunto questi occhi. E quando prendiamo un vendor, guadagniamo automaticamente anche monetine. In questo caso abbiamo da vendere il nostro salvadanaio a 4 e possiamo prendere. Zombie obbediente, penetrazione dai colpi o dardo casuale. Colpisce qualsiasi cosa tranne che il bersaglio. Non l'ho capita, però mi piace. E poi prenderei anche la penetrazione e perché no migliorerei anche lo store. Possiamo forse permetterci anche questo? La faccia è molto buona, la faccia è molto buona. Io direi, prendiamo anche lo zombie. Al limite vendiamo qualche carta e facciamo una build migliore strada facendo. Beh, direi che così siamo messi anche già abbastanza bene. Gli zombie fanno il loro dovere, noi livelliamo. Teniamo a bada anche le orde più grosse per adesso. Prendiamo il vendor. Dunque, cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Ma prenderei la pistola in realtà. Però io la pistola già ce l'ho. E no, quindi ho fatto una cavolata. Vabbè, a sto punto nulla. Non possiamo fare niente perché abbiamo sprecato dei soldi. Andiamo al prossimo vendor. Ah, questa roba qui, questa melmaglia verde, è la nostra cura, letteralmente. Quindi possiamo anche prendere qualche danno e poi andarci a curare. Perché appunto, se moriamo, moriamo, finisce la partita. Aggiorniamo lo store, miglioriamo lo store. Non so però se. Oddio, così veloci? Non so però se le nostre carte sono cumulative, ossia se noi prendiamo due uguali si accumulano e fanno roba insieme. E tipo qua abbiamo già tutto, quindi l'unica cosa che ci resta è questa qua. Aumentare la salute dei nostri zombie, di ogni creatura evocata. Devo dire che ci muoviamo abbastanza bene. Ah, tra l'altro per questo gioco ragazzi dobbiamo ringraziare direttamente la Tiny Build perché ce l'ha data. In omaggio, ce l'ha dato in omaggio. E quindi se possiamo giocarlo quest'oggi è proprio grazie a questo loro dono. Ah, le carte vengono messe nelle scorte se sono in plus. Ok. Intanto miglioriamo lo store. E si aggiunge un'altra carta. Sempre gli occhi, sempre quello. Possiamo. Ops, ho comprato una roba che non dovevo, vero? Non è molto chiaro il funzionamento. Cioè. Sembra di sì, ma con i tasti faccio casino. Quindi il problema potrei essere io, in effetti, non ci avevo pensato. E nulla da comprare, io direi. Andiamo avanti col far fuori un po' di gente. Prendiamo questo vendor. Aggiorniamo. Un lanciarazzi? Sì. E toglierei a questo punto il dardo casuale. Ho comprato una roba per nulla. Però almeno adesso abbiamo un lanciarazzi che guardate lì che danno che fa. Ma quello è un. Tavolino? Il salvadanaio è buono, lo compriamo a 3 e lo vendiamo a 4, direi uno di monetine va benissimo. E null'altro, non possiamo comprare più niente anche perché non c'è niente di interessante. C'è boss? È un boss quello? Ah, la testolina lì in basso segnala il boss, perfetto. Ah, eccolo lì il boss. E beh, effettivamente ha proprio la faccia da boss. Ma questi hanno i pugnetti, hanno i guantoni da box. Vendiamo il nostro maialino e aggiorniamo.
lo store, non c'è niente di interessante, direi di procedere. Nel frattempo mi sono completamente dimenticato che devo mirare nella mia vita, perché comunque con tutta la roba che ho preso sparo anche da solo e non c'è bisogno che miro per sparare con la pistolina. Cioè, una caramellina, che cos'è? Che fa? Perché sta roba? Ma che cosa sono quei nemici? Ah, questo ci aumenta la velocità. Fighissimo. Questo che fa? Non lo so. E perché se lo stesse chiedendo, io lo pensavo. No, la scia non fa danno ai nemici, purtroppo. Non possiamo comprare niente, andiamo avanti. Abbiamo... penso... no, non abbiamo sconfitto il boss, ma manco per il cavolo proprio. Però gli facciamo molto danno, mio Dio. Penso quasi finita. Eccolo là, battuto il boss, secondo livello. Come vedete, battendo i nemici, si progredisce in questo pass che ci fa sbloccare le carte. Perché? Perché poi possiamo fare la build... a parte cambiare lo slimino, insomma, con queste cassettine carine. Ma poi fare la build per il mazzo e andare avanti, diciamo... con una randomicità sempre migliore. Insomma, è roguelike, ragazzi. Non lo sto manco qui a dire. Lo sapete che a me i roguelike piacciono tutti. Li provo praticamente tutti. E quindi eccoci qua. Compriamo la perforazione. Era la perforazione, giusto? No, era il dardo. Compriamo il dardo e lo zombie. E poi compriamo un lanciaocchi e uno sparachiodi casuale. Diciamo che prima o poi dovrò anche aggiornarlo sto deck. Miglioriamo... ancora e ancora. Non possiamo comprare niente, ma al prossimo livello dovremmo avere un po' di vantaggi in più. Intanto, eccolo là, il prossimo livello. È stato molto veloce. E... zombie già ce l'abbiamo, le angure fanno schifo. Vabbè, è l'unica. E le angure non sono altro che, ecco, quegli occhi, tipo gli occhi, ma sono angurie. Non so il danno specifico, a quanto pare non tantissimo, ma fa danno. O la falce o la perforazione. Perforazione. E poi venderei l'anguria per comprare la falce. Cioè, meglio la falce che l'anguria, ragazzi. La falce perfora, poi torna indietro. Almeno se ci sono più nemici impilati. Bella questa, cos'è? Non lo so. Brutta brutta faccenda. Allora, possiamo togliere lo sparaglio di casuale e comprare il lanciarazzi per avere un po' di AOE in più e migliorare lo store. Possiamo anche uscire, non abbiamo altro da prendere. E dobbiamo stare attenti perché questa potrebbe essere in realtà la nostra fine. Ma raga, questo genere di giochi, non posso dire nulla, a me piacciono. Io vorrei giocare infatti tantissimo a Vampire Survivor. L'ho giocato solo sul cellulare, non su PC. Ma su PC deve essere molto meglio. E ho visto che è uscito anche Deep Rock Galactic Survivor. Molto, molto figo, raga. Quello sembra veramente tanta roba. E niente, andiamo avanti perché non possiamo comprare niente. Tra l'altro è tutta roba che già abbiamo. Qui prendiamo un po' di danno. Siamo piuttosto sfigati perché i nemici sono tanti. Le nostre armi non sono così letali. Prendiamo il salvadanaio e basta. Direi miglioriamo lo store a questo punto. E qua abbiamo altri store. Un altro salvadanaio, ma sì. Chiudiamo questo e riapriamo quest'altro store. Non possiamo fare nulla. Ah! Bisogna mantenerle come attive. Ce l'ho qui l'altro negozio, quindi facciamo così. E calla. Quindi la possiamo vendere a 4 e a 4. Così riprendiamo questo. Abbiamo cosa lì? Cosa vedo nei miei occhi? 10 di danno? Quanto fa la pistola? 5? Beh, proviamola a sto punto. Tanto. Ma quello è un boss che è diventato un nemico base? Oh mio Dio, ma è fortissima st'arma. Miglioriamo lo store ancora una volta. Non possiamo prendere niente, via. Questa potrebbe essere una run migliore di quello che pensavo. Che è sta roba? Fucile ad ago, danni a ogni bersaglio. Oh cavolo, tutto sto culo. Oh, ma sbaglio, sparo. Sì, sparo anche indietro. Sì, 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 sì. Oh cavolo, boss. Allora questo qua mi fa esplodere. Esatto, ammazzo tutto quello che c'è di intorni. Il che è buono, ovviamente. Qui, che cos'è questo?
sono gli occhi aggiornati. Ricompriamo, togliamo questa, mettiamo questa. Eh sì, questi inseguono. Questi sono molto meglio. Figuriamo. Questa è brutta, ragazzi, però, Stiamo chiudendo in maniera un po' eccessiva. Potenziamo lo store, andiamo avanti. Beh, lo store devo dire che potenziarlo dà i suoi vantaggi, perché ci dà la possibilità di trovare roba più rara. Quindi niente male veramente. Qui ci curiamo. Qui non so cosa fa sto robo, forse ci cura. E abbiamo battuto il boss, ragazzi. Secondo livello andato. Abbiamo sbloccato banane? Cosa sono quelle? Sì, sono delle banane in effetti. Non tutte le banane sono uguali. Tempo di ricarica 3 secondi, danni 15. Ok, possiamo andare al livello 3 e addirittura, e spero vivamente di avere un po' di culo. Miglioriamo e occhi e andiamo avanti. Dobbiamo puntare allora a questo punto a migliorare il più presto possibile lo store, così ci dà la possibilità di droppare rarità maggiori di oggetti e di conseguenza fare più danno. Gestibile, non tantissimo, ma gestibile. C'è veramente tanti, troppi nemici in questo momento, ma gestibile. Questo che fa? Ma proviamolo, tanto non siamo messi bene. Oh, ok, carino. E questa in realtà potremmo anche perderla, perché non è che stiamo messi bene e stiamo subendo troppo. Siamo morti. Beh, che dire, ragazzi, che dire. Gioco super carino, io ve lo straconsiglio. Tra l'altro qui possiamo fare cosa? Ah, comprare potenziamenti con i robi che troviamo in giro. Quindi potenziarci anche lo slimino e andare avanti ancora di più, ancora più facilmente. Quindi pieno stile roguelike. Ringrazio ancora una volta Tiny Build per averci dato Slime 3K Rise Against Despot, una roba del genere. Dovrebbe essere così, ma vi scrivo il titolo da qualche parte nel titolo. È lunghissimo, quindi non me lo ricordo. Ma gioco veramente carino, tra l'altro lo voglio provare su Steam Deck, come ormai, ripeto, per ogni gioco nuovo e per ogni video che faccio, su Steam Deck, ragazzi, si prova tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se l'avete giocato, se lo vorreste giocare o se vi piace questo genere di giochi qui, un po' alla Survivor, ok, alla Vampire Survivor. Da me per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.